Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Io sono Giampi, questo è Just Badiva e oggi vi do un nuovissimo appuntamento sulla Rainbow Wall. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Come state? Io oggi sono tranquillissimo e sto benissimo. Oggi andremo ad affrontare un discorso che in molti fa paura ed è quello dell'HIV. Infatti in questo video vi andrò a dire le 10 cose da sapere sull'HIV. Vi ricordo che questo è il terzo e il quarto appuntamento della mia nuova rubrica, quindi senza per altro tempo iniziamo. Punto numero 1. Una persona con HIV è una persona come tante, quindi non c'è bisogno di allontanarne soltanto perché sono stati attaccati anche voi, perché sono persone come tutte noi. Punto numero 2, basta un rapporto non protetto, e ripeto, un rapporto non protetto per essere contagiati. Vi ricordo che anche il sesso orale non protetto porta al contagio dell'HIV. Punto numero 3, l'unico modo per proteggersi, e ripeto, l'unico modo per proteggersi è il preservativo. Per quanto riguarda il sesso femminile, c'è il preservativo vaginale o l'anello vaginale, per quanto riguarda il sesso maschile c'è il preservativo normale. Punto numero 4, nella routine quotidiana, quindi nella vita quotidiana e tranquillità quotidiana, non esiste pericolo di trasmissione, quindi se si è contagiati o se siete contagiati dell'HIV, una persona sieropositiva può stare a contatto con tutte le persone sieronegative, perché non c'è pericolo di trasmissione, anche tramite trasmissione in saliva, perché comunque non si viene contagiati tramite la salivazione. Punto numero 5, il test dell'HIV ti fa capire se hai contratto oppure meno l'HIV. Vi ricordo che il test dell'HIV è completamente gratuito, potete fare in forma anonima, e il risultato lo potete avere dopo circa mezz'ora da quando fate l'esame. Quindi andate in ospedale se avete dubbi, fate il test dell'HIV o in forma anonima o col vostro nome, perché non c'è nessun problema e il risultato lo avrete subito. Punto numero 6, non so se vi ho già detto che l'unico modo per essere sicuri ed essere protetti è utilizzare il preservativo. Punto numero 7, il periodo finestra. Quando si scopre di aver contratto l'HIV tramite il test dell'HIV, ci vuole circa un mese e mezzo circa per vedere se le analisi sono affidabili oppure meno. Ok, quando mi è dato il responso dal test dice se siete sieropositivi o sieronegativi, però il momento opportuno per sapere se siete stati contagiati oppure meno dall'HIV è minimo un mese e mezzo di tempo. Punto numero 8, l'incubazione. L'incubazione è quel periodo temporale che va dall'infezione dell'HIV alla manifestazione dei sintomi. L'incubazione può durare dai 3 ai 6 mesi oppure dai 6 mesi a 1 anno o 2 anni, quindi non credete che la malattia si sviluppi subito con i sintomi, perché si svilupperà nel tempo, quindi non dovete essere molto frettolosi. Punto numero 9, non si muore di AIDS. Se pensavate che se morisse di AIDS siete molto arretrati, bigotti e antiquati. Con il nuovo millennio, col nuovo 2016, nuove farmaci e nuove tecnologie si può tenere sotto controllo la malattia e si può vivere bene in tranquillità e serenità. Punto numero 10, ultimo e finale, in caso ve lo foste dimenticati, per essere sempre protetti e non rischiare di essere contagiati, usate il preservativo, fatelo per voi, fatelo per voi stessi e per chiamate, e ricordate sempre, utilizzatelo anche con chi passate sempre il tempo sotto le coperte. Ragazzi, questo era le 10 cose sapere sull'HIV. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero che questo piccolo video vi sia piaciuto. Vi ricordo che potete commentare qui sotto e farmi sapere cosa ne pensate voi dell'HIV e quali sono le vostre opinioni. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero che questa nuova rubrica vi stia piacendo. Io vi ricordo sempre che questo è Just Badiva, io sono Giampi e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!